pesce? Al tornello no. Ma perché? Il primo settembre ho ricevuto una mail contenente uno dei documenti più desiderati delle ultime settimane. Ero appena entrato in possesso di un pezzo di carta che avrebbe fatto felici milioni di tifosi, ma non era quello che stavo cercando. Io sono Pietro Filacorda e il 3 settembre 2022 entrerò di diritto nel Guinness dei primati, provando a fare qualcosa che nessuno ha mai tentato fino ad ora. Entrare in un evento sportivo con il biglietto più grande e costoso mai esistito. Ragazzi, abbiamo un problema, sono le 8 del mattino, tra poco devo partire per Milano, mi sono appena accorto che il paesino di Treppo Grande non ha la tecnologia adatta per stampare un biglietto grande così. Quindi mi può salvare solo una persona che è già a Milano. Kevin, ho un piccolo problema, dovresti farmi un mega favore, se non me lo stampano è un cazzo di casino. Spero che Kevin ce la faccia, sennò non so qual è il senso del mio andare al derby today. Mi mancano 600 metri e dovrei essere arrivato. Più che altro devo arrivare perché tra 5 minuti chiude. Signori, mission complete. Kevin ce l'aveva fatta ed è così che è iniziato il nostro viaggio verso San Siro. L'uomo che ha reso possibile tutto questo. Fiero come non mai. C'era l'ultima cosa che volevo fare prima di arrivare allo stadio: vedere la reazione di chi era rimasto all'oscuro di tutto. Sei un coglione, lo sapevo. Ero finalmente pronto anch'io ad entrare in scena. Stiamo per portare il biglietto più grande della storia all'interno di San Siro. Let's get ready to rumble! Per un grande derby, per un grande stadio ci vuole un grande biglietto. E questo penso che sia il biglietto più grande che abbia mai visto e che abbiate visto anche voi. Manca ormai un'ora e mezza all'inizio della partita, siamo arrivati al gate, sono tutte le persone che stanno facendo vedere i loro biglietti, normalissimi. Tony Stewart dimenticherà dopo averlo letto. Io non so se lei ha mai visto un biglietto così. Io spero che tu ce l'abbia anche sul telefono, perché non passa dal... non riesce a scannerizzarlo al... Non riesce? Al tornello no. Io ti lascio entrare, però non, cioè, non passi dal tornello perché non riesci a inquadrarlo. Forse non sarei riuscito ad entrare, ma il mio obiettivo era stato raggiunto. Eravamo riusciti a strappare un sorriso a qualcuno, a due steward, e non sarebbero stati gli unici. E vi dirò di più, se volete strappare anche voi un sorriso a qualcuno, iscrivetevi a questo canale e lasciate un like. O il vostro counter di sorrisi rimarrà sempre a zero. Dov'è il mica? Ce l'abbiamo fatta ragazzi. Siamo dentro col biglietto più grande di sempre, ragazzi. Arriviamo ora alla prova del 9, ovvero lo scannerizzare. Un QR code un pochettino impegnativo per questa macchina. Ci proveremo. Il QR code perché era troppo grande. Sì, sì. Abbiamo bisogno di un aiuto perché non riusciamo a trovare questo posto. Dov'è la? Un cartellone così grande, quanto è stato facile leggere questi dati? Molto agevole. Mi scusi, sa dirmi se è il posto giusto? Non è il posto giusto? Sì, giustissimo. Giustissimo? Grazie mille. Ed è così che arrivò la prima volta a San Siro. Sui! Mamma mia! Wow! Da bambino sognavo questo. E con questo biglietto, we made it, cazzo! Signori miei, ce l'avevamo fatta, eravamo diventati un meme e il counter di sorrisi stava impazzendo. Lei sta facendo più grande. Non veniva il biglietto. Legale, vero? Il potere del biglietto gigante è incommensurabile. Vediamo se va. Sicuro andrà. Andate. Sui, ce l'abbiamo fatta.
Serve un documento? Non era uno striscione, era il biglietto più grande della storia, il biglietto che ha mandato in tilt lo Smile Counter. E tutto questo è stato reso possibile da Puma, che dobbiamo ringraziare per averci permesso di entrare in VIP Hospitality e di mostrare questa opera d'arte a tutto lo stadio di San Siro. C'è tutto un bel di Dio, tutto grazie Puma, grazie. Questa prima volta non la dimenticherò mai. Gli esperti, mentre noi facevamo le foto, erano già a mangiare. Ha già bevuto la prima birra? Ancora no. Siamo arrivati nei nostri posti, con il nostro biglietto ha riscosso tantissimo successo, questa cosa mi ha reso molto felice. In verità i benefici di questo biglietto non sono finiti qua, perché uno volendo, oggi magari è un po' caldino perché siamo al 4 di settembre, lo potrebbe utilizzare come una coperta nel caso in cui fosse un freddo derby di dicembre, o potrebbe utilizzarlo come tovaglia per mangiare un panino e non sporcarsi i pantaloni. Diciamo che ha veramente tante utilità, mi viene da dire, cioè mica ride perché ce ne sono tante. Era giunto il momento di godersi un derby che non dimenticherò mai, soprattutto per l'approvazione del sommo maestro supremo. Posso chiedere un rate di questo biglietto, cosa ne pensa? Ma perché ha gigantato la vita? Per un grande evento. Cosa ti hanno detto all'entrata? Mi hanno fatto trovare un grande scanner per il codice. È arrivato anche il crack argentino. Al fuoco, papà, oggi vogliamo un grande spettacolo, di football internazionale. Si conclude così il derby, grazie Puma per averci regalato questa super esperienza, ha vinto il Milan, ma sappiamo tutti che il vero vincitore di questo derby è il nostro grande bigliettone. Vi starete chiedendo perché nel titolo c'è scritto che è il più costoso di sempre, perché effettivamente stampare un biglietto così grande costa più di quello che in verità non abbiamo pagato il biglietto, grazie Puma, quindi questo è il motivo. Iscrivetevi al canale e lasciate like, ci vediamo in un prossimo video.